Questa scuola è stata scelta in quanto presentava una problematica di surriscaldamento estivo. Si è quindi voluto andare ad approfondire questo tema non solo sotto il profilo della qualità dell'aria, ma anche del comfort termico. Le soluzioni proposte miravano al basso impatto e anche alla reversibilità. Alla fine del primo monitoraggio sono state confrontate le concentrazioni CO2 di due classi con didattica differente. È emerso che le concentrazioni erano ridotte nella classe dove veniva svolta una didattica che prevedeva più spesso uscite verso l'esterno. Le aule monitorate all'interno di questa scuola sono due e sono state riscontrate basse concentrazioni di radon e formaldeide, quest'ultima in particolare nonostante la presenza di un'elevata quantità di arredi in legno. Il dispositivo è un purificatore d'aria con filtro a carboni attivi, che si pone l'obiettivo di rimuovere l'impurità di dimensioni nanometriche. Il dispositivo viene semplicemente collegato alla presa di corrente impostata alla velocità desiderata. È stato posizionato nelle due classi monitorate e infine nel corridoio e, come per le altre soluzioni, ne viene verificata l'efficacia a seguito del confronto dei dati monitorati pre e post installazione della soluzione. Further information and updates are available at www.quise.it.